Vabbè dai, a me non esce niente, non ci posso fare niente, non esce, non esce. Pazienza, pazienza. Comunque, io direi di cominciare il gioco, cominciare il gioco però io mi devo collegare tramite telefonino, il mio grande telefonino super accessoriato, super accesso. E basta, è che eccesso, eccesso più che accessorio. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ieri funzionava tutto, ogni sera c'è qualcosa che non va. Ogni sera c'è sempre, c'è varietà, c'è varietà. Un attimo, 5 minuti che mi collego sul telefonino. Sempre se ce la fa, eh? Sempre se ce la fa, sempre se ce la fa, perché si imballa tutto. Amore mio, ti stai addormentando? Peraltro non mi trovo, ecco, ho delle crisi di identità, non mi trovo su Twitch. Questo è grave, questo è grave. Eccomi, io sono zero spettatore, ma se ci sei tu, come può essere zero spettatore? Misteri della fede. Ecco, mi sono trovato, avete sentito? Ecco, aumento pure il zoom. Se, no, non ce la fa. Non ce la fa aumentare lo zoom. Sì, ce la posso fare. Ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ce la posso fare. Ecco. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, amore, che dici? Premiamo per iniziare? Che dici? Impostazioni, nel frattempo vedo le impostazioni perché non si capisce niente. C'è un bel casino. C'è un bel casino. Peccato, questo problema della chat lo devo sistemare. Un giorno di questi ce la farò, forse, sempre forse che ci perseguita. Ok, ci siamo, facciamo una nuova partita perché ci ho giocato per 5 minuti. Sì, voglio perdere tutta, voglio progressi, che progressi sono. Lo sapete cosa potrebbe succedere di peggio? Che si blocca il gioco. Anche questo è probabile, non è che è impossibile. Mi sembrava nuovo. Cosa devo fare? Giustamente abbiamo un pennello, abbiamo i colori, che cosa si fa? Sì? Pennella. Sì, ok. Pennelliamo. Moriva, ti ricordi pennellate di paura? Quello era un altro tipo di gioco. Questo è più di.
simpatico. Questo è più simpatico. Ecco qui, guardate come colore, guarda, ma sono un artista. Non ho il colore per questo punto. In che senso? Un altro passo verso la mostra. Yeah. Capito? Sì. Ecco, qua si toglie sempre tutto. Ah, lì ovviamente è un altro colore. Tra l'altro devo ancora... No, abbiamo detto che questo è sbagliato. Ecco, grande. Ulala. Pennello è volato. Fra l'altro ho visto su Steam che qui mi si è... Eh sì, è in stile manga, sì. Fra l'altro ho visto su Steam che... Sì, l'ho capito, ora lo prendiamo il pennello. Ha avuto delle recensioni quasi di 10 su 10. Ecco, prendiamo il pennello. Un vecchio pennello. Ecco, non facciamo volare più il pennello perché siamo dei pittori professionisti, non facciamo queste figuracce, per favore. Allora ritorniamo a disegnare, scusate, giusto? Una splendida giornata, una mattinata perfetta per mettere in moto la creatività. Che silenzio, mettiamo un po' di musica. Sì, ma basta che senza copyright. Sì. Inserisci, inserisciti. Ah, prima dobbiamo aprire forse. No. Ah. Cioè, mi rendo conto ora. Cioè, queste sono cose del passato. Ormai non si trovano più queste radio. Ecco. Eject. Play. Le mitiche Yeah. cassette. Mi piace questa stanza. Che completiamo il curriculum. Lo stomaco, dovrete provare la colazione. Ma dai, non è disordine questo. Comunque il volume della musica è alto. Questa è il mio modello a distanza, guardate, guardate che bello, no? Questa è pura arte, non scherzo appunto. Ecco,
mi dà energia, però è un po' troppo alta. Ma non lo posso niente. Sì. Un attimo. Mi sa che il volume si può abbassare solo qua. Musica troppo alta. È messa proprio bassa, ma. All right. Ok, continuiamo la nostra avventura. Come amore mio, ti piace questo gioco? Ma non è disordine, ma tu non capisci. Questo è genio, questo è genio. Comunque dobbiamo fare la colazione, eh? Ok, facciamoci un bel caffè. Ok, abbiamo fatto il caffè. Io me lo prenderei ora un caffè, che dici amore? È solo mezzanotte. Eh sì, certo amore, ti faccio tutti i caffè che vuoi. L'aroma del caffè lo adoro, l'aroma del caffè è il migliore, il migliore. Allora, facciamo altri 10 minuti e poi continuiamo un'altra volta. Ah, qui c'è tutto. Musica, colazione. Resume sarebbe il curriculum. Caffè, dipingere. Ah no, ancora la dobbiamo mangiare. Giustamente la colazione. Uno cosa si mangia a colazione? Un bel uovo fritto. Guarda bello l'uovo. Mi ricorda qualcosa. Eh sì, è una versione femminile questa mia. La protagonista. Allora, ci mangiamo il toast c'è pure. Che devo fare amore, aiutami. Ah, il pane giustamente, ecco qua, buonissimo. Sono sazia e soddisfatta. Bene, ok, l'audio ora è buono, sente meglio. È morto, cioè l'ho abbassato quasi al massimo, ma è sempre forte. E ora torniamo a dipingere. Amante del caffè, sì, è la mia sorella mancata. Buongiorno, come sta? Un signore molto simpatico. Il vecchietto mi ignora ogni volta, ma è davvero bravo a dipingere. Quindi è un collega. Niente, viene ignorata dal vecchietto. E allora lo sai che facciamo? Ecco. È un'odissea stasera. È un'odissea. Allora, ecco. All right. Più bassa di così non si può. Sono mangiato l'uovo
Devo fare qualche schizzo, va bene. Amore, preferisci questo o pennellate di paura? Ossia, la Eyes of Fears. Meglio quello, dai. Ok, torniamo a disegnare. Ah, ti piace più questo, ma dai, quello è più bello, è più divertente. Quello anche per il bambino, consiglia ai bambini pure. Con questo gioco sono diventato un artista, provetto. Ma questo è il nonno di Heidi. È lui. Hai visto, amore, come sono bravo a disegnare? Non si passa, ragazzi, non si passa. Ecco, qui disegniamo Heidi. Scusate, ma l'ho disegnato ancora. Quindi è un esperto di paesaggi e pittura olio, dipinge continuamente, mi ignora sempre. È dispiaciuta di questo fatto. Vive tutto solo, chissà che storie ha da raccontare. Chissà. Guardate il gatto che dorme. Dobbiamo disegnare pure il gatto, mica quasi scherzo. Che simpatico. È un amore di gatto. Ecco qua. Il vecchio gatto del vecchietto, pure il gatto è vecchio. Tutto vecchio. Ah, dobbiamo insegnare proprio tutto. Bene. Benissimo. Oh. Ma è una stalker questa ragazza. Cioè, si mette a guardare i poveri vecchietti dalla finestra. Ne ho visto uno simile della mia stanza, secondo me è suo nonno e lei non lo sa. Secondo me già faccio questo. Poi sono tutti e due pittori. È suo nonno e lei non lo sa. Ah, secondo te il padre? Ma non lo so, amore. Che beve caffè. Vabbè, io amo questo disordine, guarda, io proprio appena vedo questo panorama c'è un senso di pace, di benessere. Mi prendo una pausa per fare qualcos'altro prima, che cosa dobbiamo fare? La data della consegna si avvicina, devo lavorare di più. Alright. Sì. Alright. Se si vuole prendere la pausa, scusate. L'uovo fritto, un altro pezzettino me lo mangerei. No, colazione l'abbiamo fatto. E tutto abbiamo fatto, musica, colazione, curriculum, caffè. Forse dobbiamo continuare il curriculum. Dov'è il computer? È pronto per metà. È ora di occuparsi di altre faccende. Un album che uso spesso. Cos'è questo? C'è un significato dietro il motivo sulla scatola? Cominciano gli enigmi. Amore, aiutami, lo so che è tardi, però sole, un posticino nell'angolo del buon caffè. Ma il caffè non deve mancare mai, ragazzi. Caffè tutta la vita.
Amore, ti piacerebbe fare a te, diciamo, ti piacerebbe essere stata Wow. una pittrice? Il diploma di laurea, un peccato che non abbia scelto arte come specializzazione. Bene, è inutile come non mai. Ah, trovate questo dipinto che sembra simile. Quindi questo è un dipinto simile a quello del vecchio. Il vecchio Vittori. Cosa c'è di diverso? Sì, ecco, veniamo sto dipinto così. Aspetta, cosa c'è? Aspettate. Cosa c'è di te? Tu te lo ricordi dipinto, amore? Eh sì, no? Non è facile dipingere. Io non me lo ricordo nemmeno il dipinto. Cioè, non c'era il sole. Ho indovinato. Così, a muzzo. Io scopro i segreti così a caso. Dipingo il sole e vado. Beh, in effetti il sole è giallo. Ma sono un genio, sono un genio. Ok, abbiamo trovato una scatolina segreta. Un po' di ispirazione da alcuni girasoli. J, filmato Jay. C'è un biglietto firmato da Jay, dietro il dipinto. Chi è Jay? Jay è il fidanzato, secondo me. Si chiama Jason. È bellissimo il girasole. Oppure può essere la mamma. La mamma Jay, no, James è sempre mamma. Mamma Gianna. Gianna. Ah, grazie. C'era un quadro a terra con i girasoli. Sì, ma lei non si ricorda chi è Jay, quindi sarà uno o una persona del passato. O un ammiratore segreto. Oh. Qui ci sono i soliti enigmi. Mancano dei pezzi, eh? Questo qua non ne mancano pezzi. Ho già visto questo motivo da qualche parte nella stanza, io non l'avevo notato. E dove sono? Ah, qua. Sicuramente c'è qualche collegamento c'è. Possiamo premere questi bottoncini. Dobbiamo capire il collegamento. Allora, io l'ho capito. Vabbè, è facile, dai. Amore, l'hai capito tu? Cosa dobbiamo fare? Dimmelo. Le foglie ci sono quelle più scure. Sono 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3. No, io ho la memoria di un vegeto. 4 e 5. Yeah. Qui andiamo a scompartimenti segreti uno dopo l'altro. Si è aperta quando l'ho messo qui. Ecco, anche la protagonista è smemorata come me. Ci sono tanti punti in comune. Quando l'ho messo qui anche io, trovo cose, ma chi l'ha messo qua? Colore verde.
colore preferito della natura rappresenta la rinascita della vita. E se io devo essere un artista in un'altra vita. Ecco, a me piace soprattutto i bagni di colore verde o blu, mi piacciono. A proposito di colori, che il bagno in una casa è blu e verde, giusto amore? All right. Devo rimettere, lavoro. All right. È ora di dare il massimo. Voglio diventare bravo come lui un giorno. Di verde giustamente si colore cielo, giusto? Ma non mi sembra verde questo, sembra giallo. Comunque. Ho delle difficoltà. Ho delle difficoltà, lo ammetto. No. Che brutte figure che sto facendo. Questi sono i campi di grano, no. Campi di grano, no. Campo di grano. That's not right. Quando pare mi manca un colore. Devo lavorare prima il resto di qua. Allora sono le montagne allora. No. Allora il cielo, scusate. È un cielo a tramonto questo, ragazzi. Aiutatemi. Cielo giallo. No. Aiutatemi. Sì. Ah, ma sei un genio, amore. Grazie, amore, senza di te. Non l'avevo visto il verde. Nella tavolozza. Giustamente il cielo giallo. That's not right. È un po' strano. È un po' strano. E poi io non l'ho capito cosa sono queste cose. Comunque. Dai che c'è la mostra, dobbiamo portare il nostro capolavoro. L'ambientazione mi sembra che sia forse a Parigi. Sì, potevo fare di meglio, effettivamente. Sto chiudendo gli occhi nella luce pomeridiana e di colpo lui nota la ragazza sull'altro marciapiede. In che senso? Chi è questo lui e chi è la ragazza sull'altro marciapiede? Sì. Cosa è successo? Avevo detto prima, l'unica cosa che manca è che si blocca il gioco. No, non si è bloccato. In un breve attacco di ispirazione prende il pennello con rinnovate energie. Dei girasoli feriscono sulla tela della ragazza, inseguendo il nutrimento dato dal sole. Ok. E quindi? Le sue pennellate applicano una tenue luce arancione sulla aperta campagna. Sì. Capito. Questa fase è un po' strana. Questa fase è un po' strana, un po'. Ah, mi posso girare. Ma non sto capendo, ma siamo ora il vecchio forse. C'è il gatto. No, non può essere. Dove siamo? Chi siamo? Sì, infatti. Ma siamo il vecchio.
un'espressione un po' dolorosa del gatto, sta soffrendo sicuramente. Sì, comunque non capisco perché ogni tanto si blocca tutto. Sì, l'ho capito, ma... Ah, tu fai questa espressione, amore, va bene. Ecco, si è bloccato, infatti... Ecco, il tempo sembra essersi fermato, infatti si è fermato. Ah, ecco. Speriamo un po' si sblocca. Sono girasoli ovunque. Ma questo non è il disegno della ragazza? Quali storie si nascondono dietro ciascun dipinto? Capitolo 2. Allora, io questi giochi si sì, sono belli, ma a volte ti fanno ubriacare. Non si capisce niente. Sembra che qualcuno sia venuto nella pittura. Oh no, la stanza è un disastro. Se ne è accorta che è un disastro. Ah, il gatto, guardate, ci sono le impronte. E certo, prima del gatto la stanza era ordinata. Guardate cosa ha combinato il gatto. Cioè, tutto in disordine. Maledetto gatto. Maledetto. Era tanto ordinata la stanza. Mannaggia. E che devo fare? Voglio trovare che ha messo in disordine la stanza. Prima di mettermi... Sì, dove è andato il gatto? Oh. Il mangiacassetto è caduto. Guarda, c'è rotto pure la radio. Ma cos'è sto coso? Perché c'è un pezzo di carta qui? Perché? Perché così? Quindi la mostra sarà a New York. Abbiamo due colori. Ecco, come vedete nella linguetta in alto, come vedete, come vedi amore, perché finora ci sei solo tu. Sì, c'è la bozza. C'è una zanzara maledetta. Ecco. Qui c'è il colore rosso. Il pezzo di carta ce l'ha portato il gatto sicuramente. Tiriamo la musica. Allora, non capisco perché ogni tanto si blocca tutto. Amore, hai sonno? Se vuoi continuiamo un'altra volta. Yeah. Funziona ancora, yeah. Ha detto se ti prendo... No, poverino. Guarda. Poi è un fantasma, non si vede. Vabbè, allora facciamo 10 minuti. Well. Chissà chi sarà il responsabile, non l'ha capito. Ah, ma c'è un altro pezzettino, attenzione. Può ruotare? Ok, forse sarà una mappa. Ho un po' di fame, sempre fame. Un altro uovo. Ma sì. Ci resta della vita l'uovo fritto.
come faremmo senza Wolfit? Ecco, sempre uomo. Cos'era quell'ombra che faceva delle testa? Secondo me è il gatto. Secondo me è il gatto. Ecco, pure il computer. Meno male che il bicchiere era vuoto, sennò. Questa è una bella idea, l'uovo nel panino. È da provare. È da provare. Poi te lo faccio, amore, va bene? Il toast con l'uovo fritto. Right. Come no, grazie. Ma è una prelibatezza. Sopraffina. Sì, devo unire i pezzi. Sì, signorina. La bozza di ieri è sparita e non può essere recuperata. Sto gatto ha fatto troppo. Vabbè, è in inglese, ma tanto come sappiamo i curriculum non servono a niente. Quindi è inutile tradurlo. Anche se so quello che c'è scritto, ma mi secca. Ok. Una lettera di presentazione. Ecco. Credo di essere arrivato qui l'ultima volta. Finirò il resto domani. Bene. Come me, io faccio cose, poi tanto non fare oggi quello che può fare domani. Ragazzi, ricordatevi queste parole, conservatele saggiamente nel vostro repertorio. Va bene, amore? Seguiamo il gatto. Anche la macchina da caffè. No, la come osa aver distrutto la macchina da caffè? Appena lo prendo il gatto gli faccio le coccole. Cosa puoi fare al gatto? Allora io per mettere in ordine non capisco dove la metto sto coccolo. Prima le tazzine. Sì. Prima prendiamo queste. Sì, nel frattempo facciamo la mappa. Ecco, manca l'ultimo pezzo. Come non sei d'accordo? Non fare oggi quello che puoi fare domani, amore. Allora, c'è una tazzina che non capisco. Ecco, di nuovo tutto a posto. Mi farò una tazza di caffè. Ovviamente uovo fritto e caffè. Con queste due cose voi andrete molto avanti nella vita. Ricordatevi anche questo. Il caffè ci sta sempre. Che bello questo rumore del caffè che esce dalla macchinetta. Peccato che non si sente l'odore. Anzi, il profumo. Il caffè è pronto, lo berrò, ma come? Perché? Fai il caffè e come lo berrò più tardi? Va bene. Qua è il gatto, guardate dove è il maledetto. Andare. Piano piano. Piano piano. Lo
per fortuna non si è fatto male, sì. Era atletico. Sì, infatti, te lo stavo dicendo, sembra un cartone dello studio Ghibli, lo stile è quello. Chissà se non hanno qualcuno appunto di quello studio ha partecipato pure nella creazione di questo gioco. Chissà. Comunque dopo questo disegnino stacchiamo, diciamo. Disegniamo Garfield e il nonno di Heidi. Sono loro. Il gatto mi ricorda Kiwi, amore. Mi riassomiglia un pochettino. Il mio porcellino d'India. E beviamo caffè. Così si fa. Che soddisfazione. Vabbè, vediamo qui l'ultimo pezzo della mappa. Non so se poi sia una mappa, un disegno, ecco. Non riesco a capire cosa sia. C'è il gatto qua al centro. E che dici, ci beviamo un caffè? Ma sì, dai, che non c'è un caffè. Vabbè, direi che è tutto, amore, che dici? Salutiamo, amore, tu che sei la mia moderatrice pure. Mi Modric, come il calciatore del Real. Ok, salutiamo noi stessi, perché ci siamo solo noi, però questo video sarà pure pubblicato nell'altra piattaforma, che poi non so se la resta dopo che viene cancellato da qua. Non saprei. Va bene, e per questo gioco è tutto, e sicuramente lo continueremo, vediamo come andrà a finire malissimo secondo me, perché con tutto sto caffè e uovo fritte ci sentiremo male. Comunque alla prossima, ciao ciao.